giorno del ricordo con la memoria verso il futuro, la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana in ricordo delle vittime delle foibe. La storia, quella con la S maiuscola, deve aiutarci a leggere il dramma dei nostri connazionali e la verità dei fatti nelle memorie situate nel tempo e nel dibattito storiografico. Così il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha aperto la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del Giorno del Ricordo. Un giorno, come sottolineato, promosso per la prima volta dopo l'approvazione della legge istitutiva 16 anni fa dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. È il tempo di attualizzare la memoria, in un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. C'è una differenza tra conoscere e capire. Noi abbiamo la necessità di formare, di insegnare, è un ruolo delle istituzioni, di far capire cos'è stato perché non accada mai più. Ho ascoltato poco fa le parole del professor Cardini e quel modello di attualizzare quello che è successo perché non accada mai più, quell'odio barbaro che ha pervaso l'Europa e che ha portato poi anche a rivedere, penso oggi, ai tanti, troppi nazionalismi che ci sono ancora nella nostra Europa. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. E sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. 17 anni fa un grande toscano, di cui abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita qualche settimana fa, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, quando decise di istituire questa giornata, lo fece esattamente per questo. E le parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ci dice che la memoria è il modo migliore per saper guardare al futuro, è esattamente lo spirito con cui noi vogliamo affrontare questa seduta solenne, senza polemiche, con lo sguardo proiettato verso il futuro, partendo e conoscendo pezzo di storia che è un pezzo di storia significativo per ciascuno di noi e per i nostri figli. Presente in aula anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ripercorrendo gli eventi del passato ha ricordato l'Italia in condizioni di debolezza e tra gli ultimi al tavolo di pace, nonché i 350.000 italiani costretti a lasciare le loro radici e i 5.000 morti accertati nelle foibe. Ben venga allora il giorno del ricordo, ha concluso Giani, per superare gli integralismi ideologici e andare oltre, dare senso alla memoria e avere massimo rispetto del dramma e dei martiri della nostra storia. Due gli altri interventi realizzati in aula, il primo quello del giornalista Fausto Biloslavo, accolto non senza alcune polemiche da parte dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. La tragedia delle foibe, ha affermato Biloslavo, è incardinata in una piccola tragedia europea, quando il maresciallo Tito si macchiò dello sterminio di massa dei prigionieri sloveni e croati che gli erano stati consegnati da Churchill. Parliamo di 250.000 persone. La figura di Tito non è solo questo, ha però ricordato il giornalista, ha avuto il pregio di saper tenere insieme la Jugoslavia, ma un crimine di guerra rimane un crimine di guerra. Biloslavo ha poi concluso: è necessario revocare l'onorificenza consegnata a Tito dall'allora presidente della Repubblica Saragat. Il secondo intervento in aula è stato quello dello storico Franco Cardini, a cui è stato consegnato il Pegaso, il più alto riconoscimento del Consiglio regionale. Cardini ha fatto luce sull'importanza della conoscenza storica. Forse più che dire alcune cose bisognerebbe forse precisare qualche cosa, perché questa faccenda della giornata della memoria e poi della giornata del ricordo è partita, vi ricorderete tutte le polemiche, anche quando cominciò le idee del Parlamento al riguardo, eccetera, è partita un po' come una sorta di derby.
E molti italiani l'hanno intesa in questo modo. È tragico, è irritante, può fare anche ridere. Però è vero che gran parte degli italiani intende la giornata della memoria come una cosa, questione ebraica e, se si vuole, questione razziale a parte, come una cosa, come dire, un po' più di sinistra, e la giornata del ricordo come una cosa, come dire, un po' più di destra. Ora il problema è che evidentemente la storia non è un derby. La memoria e il ricordo sono altre due cose. Non a caso la memoria era già occupata dalla Shoah, chi ha pensato che bisognasse parlare anche delle foibe ha parlato di ricordo. Ora io non lo so se ha fatto apposta, ma l'operazione fatta è molto sottile, per cui penso sia arrivata per caso, perché non credo che l'abbiano fatto appositamente, però è una bella coincidenza. Memoria, come sapete, viene da mens, quindi evidentemente c'è un elemento di razionalità nel richiamare qualcosa del passato. Ricordo, come sapete, viene da cor, in latino di cuore, quindi c'è un elemento di maggiore affezione. Ora, la testa e il cuore non sono in contrapposizione, anzi, dovrebbero essere l'uno complementare all'altro, e tutti e due mancano di qualcosa, perché, come sapete, perché chiunque di noi ha delle memorie e dei ricordi, ed è interessante fare la differenza, come sapete la memoria e il ricordo sono una sorta di continuum con degli elementi che spuntano fuori, un po' come le punte dell'iceberg. La storia serve a questo, la storia è la razionalizzazione della memoria, che è un continuum che produce in realtà angoscia oppure produce amnesia. E allora la storia deve mettere a posto le cose. Occorre dire che la memoria è veramente un patrimonio prezioso che va salvaguardato e va tramandato, soprattutto ai giovani, perché si abbia consapevolezza di quello che c'è stato prima di noi e soprattutto perché questi ricordi, in questo caso di queste tragedie, possano servire perché questo non accada mai più. E poi è un giorno nel quale va resa dignità e giustizia ai morti delle foibe e a coloro che si trovarono, oltre 300.000, esuli dalle loro terre, probabilmente senza nessuna colpa. Anche qui in Toscana circa 580 furono ospitati qui a Firenze, nella struttura del Sant'Orsola. A Laterina, un campo di prigionia, fu invece trasformato in un campo di accoglienza e lì molti di più furono ospitati. Quindi è una vicenda che fa parte delle tragedie del nostro paese, della storia dell'Italia. È una cosa che ci sta alle spalle, ma che deve servire da monito per il futuro. Perché anche quella tragedia, come altre, fu determinata da ideologie nazionaliste, ideologie razziste, ideologie di persecuzione etnica. Cose che purtroppo ci sono state anche recentemente ed è un virus che è ancora presente anche nei nostri paesi civili, se vogliamo, dell'Europa e ovviamente del mondo. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità, ecco, diciamo, dalmata, giuliane, sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando, ecco, le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate, e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini, di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Quindi, ecco, condivido, cerchiamo di attuare il ricordo e di vivere queste giornate nel modo più unitario possibile. È stato un momento importante, come ogni anno quando si affrontano questi temi.
Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista, evidentemente siccome nel suo svolgere la professione di giornalista ha smascherato i legami tra Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'aula per quello più che per la giornata del ricordo, ma li invito in futuro a non confondere i due piani. Il giorno del ricordo ha un significato di ricordarci come dei morti del nostro paese ci hanno lasciato. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo ed è importante che avvenga anche ad iniziative come queste. Sono invece solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi riguardo alla partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua vicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo, di memoria del nostro paese devono essere liberati dalla politica per evitare ogni tipo di strumentalizzazione, il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'Aula.